Ricordi insomma le difficoltà delle persone, anziani dentro casa che non riuscivano a uscire, tutti i suppelletti, i mobili rovinati, insomma la gente disperata, diciamo così. Quando siamo arrivati gli abbiamo portato insomma un po' di solidarietà e abbiamo dato una mano per quello che si poteva, insomma. E quindi gli interventi sono stati molti, sì, è la disperazione della gente più che altro, proprio stanchi anche di vedere queste situazioni. Sono le voci e i ricordi di due dei quasi 2500 volontari di protezione civile che hanno ricevuto il pubblico encomio nel corso della tradizionale giornata del volontariato di protezione civile della Regione Marche. Una giornata quest'anno celebrata a Pesaro che è stata dedicata all'impegno di tutti coloro che si sono impegnati durante i tragici eventi alluvionali del settembre 2022. Un'occasione per ringraziare i volontari anche per il lavoro svolto nei territori colpiti dal maltempo negli scorsi giorni, per il quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i volontari per quanto fanno al servizio degli altri ogni giorno della loro vita, perché tra preparazione, predisposizione, corsi di formazione, poi interventi nel momento del bisogno, è un impegno vero e questo è indubbiamente lodevole. Poi voglio dedicare per questa giornata ad esempio alla società, in un momento dove tendono a delinearsi gli egoismi, i personalismi, mettersi a disposizione per gli altri credo sia un grande esempio per tutti quanti come insegnamento e la protezione civile fa anche questo. I volontari di protezione civile nelle Marche sono 12.000 suddivisi in 347 associazioni di volontariato. Quelli che sono stati attivati per l'emergenza alluvionale del 2022 sono stati circa 2.400 per un totale di 6.333 giornate uomo in 82 diversi comuni. La manifestazione in Piazza del Popolo ha visto la benedizione dei mezzi e degli uomini della Protezione Civile, un passaggio della squadra aerea di Protezione Civile dell'Associazione Aeroclub di Fano, ma soprattutto l'accoglienza sul palco dei rappresentanti degli enti e delle istituzioni e la consegna degli attestati di ringraziamento per i volontari ai rappresentanti provinciali e regionali delle organizzazioni di volontariato.